Quest'anno a Capri si usa fare il bagno vestiti. Non andateci col costume da bagno, fareste brutta figura. I villeggianti alla moda si vestono accuratamente prima di tuffarsi nelle azzurre acque di Marina Piccola. Gli uomini indossano di preferenza maglioni pesanti, pantaloni di fustagno. Le donne abiti leggeri, a fiori, e non dimenticano la borsetta. Chi ama il classico, soprabito, cappello, bastone e guanti. Questa nuova moda pare sia stata introdotta nell'isola da un principe indiano sceso a Capri in incognito. Ecco, è il suo motocarro. Si esercita ad un nuovo sport, la caccia al gigante domenicale. È lui! Pista! Una ne fa e 100 ne inventa. La sera al caffè vuoto, mentre beve una borghesissima birra, non disdegna chi ancora non si è adeguato alla nuova moda. Saluta gli amici tirando loro la lingua. Ogni sua stravaganza trova subito imitatori. Usa passeggiare con un serpente avvolto attorno al cappello. Un serpente sacro che si è portato dall'India in una valigetta. Idolo delle donne, nuovo re dell'isola e delle sue notti indimenticabili. Maestro nel ballare la raspa, campione delle stravaganze mondane. Gode di un prestigio così indiscusso che è stato proclamato successore di Tiberio, moderno imperatore di Capri. Fratelli dell'isola e sorelle del golfo, anzi diremo sorelle dei simi. L'imperatore di Capri è un film che vi narrerà la storia di questo personaggio straordinario. L'imperatore di Capri, un film lux interpretato dal grande comico italiano Totò. Ma perché ti sei conciato così? Ma che cosa hai fatto? Ma in testa che cosa ci sei messo? Mi sono vestito alla caprese, alla fofo, alla lanno. Devi baciarmi. Dove? Ma sul collo, sulla bocca, sulle mani affusolate. Dove vuoi, tesoro? Ma fammi il piacere. Donne bellissime, avventure incredibili, musiche originali in un film di una comicità irresistibile. L'imperatore di Capri. Che cosa succede a Capri? Come si vestono gli snob? Quali sono i segreti delle loro feste? Ve lo dirà Totò, nel più spregiudicato, nel più audace, nel più sensazionale dei film comici. Satira, parodia, commedia, farsa, quattro generi fusi in un unico spettacolo. I razzi di Totò, le mosse di Totò, la stravaganza di Totò in una cornice di eleganza e di buon gusto. Un film che rivela i segreti di un mondo noto sinora ai soli iniziati. L'imperatore di Capri. Questo è niente. Ritornate prossimamente in questo cinema, quando daranno l'imperatore di Capri. Ne vedrete delle belle. L'imperatore sono io.